50. Ma va bene. Noi di serengift.org siamo con Francesco Bungaro, presidente dell'Associazione Terapisti Cattolici e medico internista a Roma. Dottor Bungaro, ci parli un secondo dell'associazione che presiede, come è nata e perché sono nata? L'associazione è nata dall'idea che l'idea fondamentale è competenza, quindi capacità di essere medici, fisiatri, fisioterapisti, psicologi, psicoterapeuti, e compassione, quindi vicinanza alle persone che provano una sofferenza. Nasce all'interno del rinnovamento, poi ha un'evoluzione in cui poi diventa una appartenente proprio al rinnovamento nello spirito, c'è stata allora una divisione e da allora è un'associazione che appartiene interamente al rinnovamento dello spirito, pur avendo ovviamente una sua autonomia. E perché è importante l'etica nella professione terapeutica, proprio in senso più generale? Nella professione terapeutica? Sì. Nella medicina, nella psicoterapia? Perché l'etica guida a evitare di superare i confini dell'umano. L'umano ha dei confini che non possiamo superare, altrimenti ci mettiamo al posto di Dio in alcune situazioni. L'etica ci aiuta a capire i nostri limiti, ci aiuta a capire anche le realtà che viviamo tutti i giorni, ci aiuta anche a confrontarci anche con alcune situazioni in cui, come dire, borderline, in alcune situazioni in cui non sempre sono chiare. Su questo naturalmente meglio di me lo possono fare chi di mestiere fa il bioeticista, però è un grande aiuto in questo senso, ma è un grande aiuto anche essere un gruppo all'interno proprio dell'associazione, perché ci si scambiano idee, opinioni, pareri su alcune situazioni e dove si riesce ad affrontare in maniera un po' più serena, ma soprattutto un po' meno tecnica e un po' più con meno compromessi la nostra attività professionale. Quindi l'etica e la visione cristiana per dare un servizio di maggiore qualità soprattutto all'uomo. Sì, diciamo che siamo abituati a considerare l'etica come qualcosa che appartiene al cristianesimo. In realtà l'etica è un dato antropologico e quindi appartiene un po' all'uomo in generale, perché il senso della vita non appartiene solo all'essere cristiano, appartiene un po' all'uomo in generale, che poi ormai quando parliamo di etica o di bioetica parliamo esclusivamente di chiesa cristiana. Questo è un modo di pensare che dovrebbe essere superato, perché se voi vedete i comitati nazionali di bioetica sono formati da laici e da cattolici, quindi comunque sono riflessioni che persone credenti e non credenti fanno su alcuni temi importanti, fondamentali della vita. Gli ultimi 20 anni sono stati caratterizzati, è brutto detto così, in un'espressione, però sì, da alcune battaglie sull'etica, dalla legge 40, è andata come è andata. Qual è il futuro? Quali sono le prossime, le cosiddette battaglie che vengono impegnati la Chiesa e parte dei laici a difesa dell'uomo rispetto a un mondo che porta, possiamo dire, al suicidio dell'uomo alla fine? Dipenderà dove si vorrà mettere il confine, perché se il confine verrà messo sempre su qualcosa che non appartiene all'uomo, è chiaro che
l'etica, ma anche la visione cristiana della vita, su temi non discutibili, non andrà oltre quello che oltre il punto nel quale siamo andati, perché questo non è un modo confessionale di vedere la vita, ma è un modo umano, diciamolo così per non dire antropologico, di vedere la vita, che alcuni laici preparati riescono a comprendere e riescono a capire che oltre alcuni limiti non si possono superare. Vedremo dove si metteranno i confini, qui i confini ormai sono liquidi, non li afferriamo più, non sappiamo più dove avremo, se prima avevamo forse uno o due cose che potevano essere discusse, adesso tutto è discussione. Quindi dalla visione della vita nascente a quella morente, alla sessualità, all'uso di tecniche terapeutiche non convenzionali, all'uso di qualunque tecnica, anche fosse la magia, per riuscire a guarire. Quindi dovremo vedere dove vengono posti, e man mano che vengono posti proveremo a esprimere un'idea di quello che riteniamo più corretto e più giusto. Ultima domanda, un cristiano o un laico, come si dovrebbe preparare nella vita quotidiana? Che sembra una grande battaglia, in realtà è una cosa che sperimentiamo nella vita quotidiana. In realtà si dovrebbe preparare preparandosi, perché voi siete giornalisti, però i mass media prevalenti hanno già una loro idea, hanno loro un loro battaglio, per cui le persone sono infarcite di idee che comunque appartengono ad una laicità, difficilmente si confrontano su alcune idee. Noi alcune volte abbiamo fatto una bioetica, abbiamo fatto dei corsi, una bioetica per tutti, l'abbiamo portato nelle parrocchie, perché pensavamo che temi di bioetica non è che soltanto possono essere discusse nelle aule dell'università, ma sono temi di tutti i giorni, sono temi in cui le persone sono coinvolte tutti i giorni, e l'abbiamo visto nelle domande che poi le persone hanno fatto, dove sono coinvolte o direttamente o indirettamente quasi tutte le persone. Allora qui si tratta soltanto di riflettere su alcune tematiche che in modo diretto o indiretto coinvolgeranno ognuno nella propria vita, e non solo da un punto di vista teorico o filosofico, ma da un punto di vista esperienziale. Grazie a voi.